Eccomi qua, Luca Gandolfi, Digital Bench. Ma la domanda da fare sarebbe: ma cosa c'entra Luca Gandolfi con la Digital Bench? E c'entra tanto. C'entra tanto perché siamo accomunati dagli stessi valori, dall'amore verso le persone, no? Che ci anima e che ci porta ad essere qua tutti insieme. In modo particolare, io cosa faccio nella vita? Cosa sto portando avanti? Qual è il mio progetto di vita? È quello di far star bene le persone in azienda attraverso i numeri e con i numeri. E questo concretamente cosa vuol dire? Che io vengo, diciamo, da un periodo di cattività aziendale, no? Dove per 22 anni ho lavorato a contatto con imprenditori, dove l'unico obiettivo era quello di avere i soldi sul conto corrente per pagare gli stipendi, no? Ma è un concetto giusto, sacrosanto, ma che se non si sposa assolutamente con il mio ultimo percorso che ho avuto a livello proprio di personale, di approfondimento della scienza della felicità e del counseling. Perché è vero che ci sono i numeri, ma è anche vero che dietro i numeri ci sono quindi anche delle persone, e queste due cose non sono assolutamente separate, ma possono quindi anche andare molto bene, quindi anche insieme possono sposarsi. Perché, come dico sempre io, ed è anche questo il mio valore unico che vi porto, è: dietro un buon numero c'è sempre una buona persona che vi legge il numero, ve lo interpreta, ma non con secondi fini, ma vi dice chiaramente le cose come stanno. Ed è questo, diciamo, il bello del mio primo tempo aziendale, cioè del mio primo tempo della mia vita, dove ho aiutato l'imprenditore a capire come funziona l'azienda attraverso i numeri, gli indici, i flussi, la cassa, budgeting, reporting, scusate le parole che a volte sono anche un po' americanizzate, inglizzate. E invece nella mia seconda parte della vita vorrei aiutare le persone, gli imprenditori, i manager a capire sì che ci sono i numeri, ma ci sono anche le persone. Ci sono anche le persone che possono star bene quindi anche in azienda, senza però rinunciare a quel bilinguismo organizzativo, cioè vuol dire avere un focus sia sugli uni che sugli altri, unendoli, perché dal mio punto di vista è lì che possiamo fare la differenza come uomini di azienda e come persone che lavorano in azienda tutti i giorni.